Ed eccolo, lo vediamo inquadrato nel nostro LED. Siamo collegati con Don Mauro Di Benedetto, nuovo segretario del CAL, del Centro di Azione Liturgica. Don Mauro è presbitero dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bicelli, anche direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano e membro della Consulta dell'Ufficio Liturgico Nazionale. Buongiorno Don Mauro, benvenuto. Buongiorno a te Paolo e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie per aver accolto il nostro Buongiorno. invito. Abbiamo una foto di gruppo che chiedo, prego la regia, di mandare, che riguarda la giornata del 18 ottobre. Eccovi qua, a conclusione dell'assemblea dei soci del Esatto. Centro di Azione Liturgica. Diciamo, questa è la nuova squadra di governo del CAL, potremmo definirla così, Don Mauro. Sì, certo, non è che un governo come il governo, diciamo così, che governa la nostra nazione, indubbiamente, ma è un gruppo di presbiteri, anche una religiosa, con a capo il nostro vescovo, che è il presidente del CAL, Monsignor Claudio Maniago, che appunto, ecco, porta le file di quella che è l'esperienza liturgica nella vita della Chiesa, perché il CAL non è altro che un'associazione che ecco, ha questa priorità verso la liturgia, quindi soprattutto attraverso quegli appuntamenti annuali che sono le settimane liturgiche nazionali. Quindi ecco sì, una nuova squadra, diciamo così, sì, indubbiamente. C'è il presidente che è Monsignor Maniago, il vicepresidente Monsignor Di Napoli, Don Giovanni Di Napoli, poi io come segretario e poi gli altri sono i consiglieri che sono stati eletti in quell'assemblea. Ecco, allora questo è successo il 18 ottobre, Don Mauro. Diamo qualche indicazione sul CAL, quando è stato fondato e soprattutto qual è il suo scopo. Ma hai citato le settimane, liturgiche che si celebrano ogni anno, l'ultima se non sbaglio a Barletta, quindi hai giocato in casa. No, l'ultima proprio è stata a Salerno ad agosto scorso. Barletta è stata nel 2009, quindi sono passati un po' di anni, ma l'ultima ad agosto scorso a Salerno e la prossima sarà sempre ad agosto a Chiavari in Liguria. Quindi questo è anche un modo per così, ecco, invitare tutti coloro che sono cultori della liturgia e vivono un servizio liturgico nelle parrocchie, in diocesi, a vivere questo evento che è un evento di formazione ed è un evento importante perché forma tanti laici. Sì, il CAL nasce, ecco, durante il periodo, possiamo dire, del movimento liturgico che poi ha preparato il Concilio Vaticano II, la riforma liturgica. E quindi il CAL ha accompagnato in diversi momenti della storia della Chiesa, soprattutto della vita liturgica, ma è stato importante il CAL nel recepire tutti quelli che sono stati ecco, i suggerimenti che il Concilio ci ha dato, quindi attraverso la Sacrosanctum Concilium, e quindi il CAL ha formato tante generazioni, tanti presbiteri, tante religiose, religiosi, laici. Ed è questo ancora oggi il nostro intento, quello di formare, anche perché, mi permetto di dire questo, Papa Francesco ci ha consegnato a luglio scorso la lettera apostolica Desiderio Desideravi, dove punta proprio sulla formazione liturgica. E allora noi abbiamo, potremmo dire, dalla nostra parte questo documento pontificio che appunto vuole sottolineare quanto sia importante formarsi alla vita liturgica, perché la liturgia è fonte e culmine della Chiesa, ci ricorda il Concilio. Ricordiamo anche, Don Mauro, che viene pubblicata la rivista intitolata proprio Liturgia, quindi questo è un altro strumento del CAL. Sì, ricordavi bene, scusami, è stato un lapsus freudiano. Nel 2009, la settimana liturgica a Barletta, c'eravamo anche noi, infatti abbiamo trasmesso in diretta i vari Esattamente. momenti, ecco, di Esattamente. confronto Ed è e... stato un evento molto bello. È vero, è stato, sì, è stata davvero una settimana liturgica da ricordare, che poi tra l'altro, se non sbaglio, non doveva svolgersi a Barletta, bensì all'Aquila. È vero, fu così, Esatto, vero, sì, Don Mauro? era prevista all'Aquila e poi, come ricordiamo, quell'evento triste del terremoto ad aprile all'Aquila. E allora si è spostata la sede e si è tenuta a Barletta, perché ecco, le settimane liturgiche,
si sono svolte sempre ogni anno, mai c'è stata un'interruzione. L'interruzione c'è stata 2 anni fa a causa della pandemia, era prevista a Cremona, ma Cremona sappiamo è stato anche uno dei centri, è un focolai del Certo. Covid. Per un anno abbiamo interrotto, ma poi abbiamo ripreso. E quindi questo, ecco, ci permette così di arrivare un po' a tutti coloro che svolgono, come dicevo prima, un servizio in ambito liturgico nelle diocesi, nelle parrocchie. È un prossimo appuntamento, Don Mauro, importante, è quello del 2025, il giubileo, quindi in qualche modo vi state già preparando a questo importante appuntamento ecclesiale. Ma guarda Paola, prima del 2025 c'è un altro appuntamento importante per la vita liturgica, perché proprio nel 2023 celebreremo i 60 anni della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Quest'anno abbiamo celebrato i 60 anni dell'apertura del Concilio, ma il primo documento conciliare sulla liturgia, o meglio, il primo documento conciliare è stato quello sulla liturgia Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre del 63. Quindi ci prepariamo a vivere questo evento nel 2023. E poi nel 2025, come tu ricordavi, indubbiamente il grande giubileo, il giubileo, e sicuramente anche noi saremo coinvolti, ci prepareremo, perché pur sempre è un evento celebrativo e deve essere anche un evento liturgico. Eh certo, sì, un evento che comunque davvero riguarderà tutta la Chiesa, quindi saremo chiamati tutti quanti non solo a prepararci ma anche a prendere parte a questo importante evento. 2025, giubileo, ma ricordavi anche il 2023, quest'altra importante tappa. E vorrei mostrare un'altra volta, chiedo alla regia, la foto dei nuovi incarichi appunto per il Centro di Azione Liturgica. Eccovi qua, quindi comunque. Dove si è svolta l'assemblea e quindi poi l'elezione? Sì, l'assemblea si è svolta presso il Pontificio Collegio Urbano Propaganda Fide a Roma. E abbiamo avuto al mattino un incontro, una relazione da parte di Monsignor Vittorio Viola, che è il segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Monsignor Viola è un noto liturgista. E poi, dopo questa mattinata di formazione, c'è stato nel pomeriggio il momento assembleare dove, ecco, il Monsignor Maniago ha annunciato la nomina del vicepresidente e di me come segretario, perché queste nomine sono appunto spettano al presidente, quindi Monsignor Maniago ci ha nominati e ha reso pubbliche queste nomine. E poi invece il Consiglio è stato eletto dall'Assemblea. E quindi alcuni membri dell'Assemblea sono stati eletti consiglieri per un quinquennio. Bene, allora vi auguriamo buon lavoro per questi 5 anni fino al 2027. Don Mauro, io vorrei ricordare anche, ne abbiamo parlato quest'estate, un libro che vi riguarda, scritto da un altro componente del CAL, il professor Giuseppe Falanga, Scuola Dominici Servizi, il contributo del CAL al movimento e al rinnovamento liturgico in Italia. Ecco qui, ne abbiamo parlato quest'estate con il professor Falanga e approfittiamo, visto che stiamo parlando di CAL con te, anche per ricordare questo libro edizioni. Grazie Don Mauro, Sì, senza dubbio. ti lasciamo andare perché sappiamo che hai Grazie a te diversi. Paola, grazie la Grazie. celebrazione e ai diversi impegni poi. Grazie a te, Esatto. buona giornata a tutti. Un Grazie, grazie Don abbraccio a Mauro. tutti e A te buon buona festa di lavoro. tutti i santi. Grazie, grazie anche a te. Tanti auguri per domani. Grazie a Grazie. Don Mauro Di Benedetto, nuovo segretario del CAL, per essere stato Grazie. con noi questa mattina. Ciao, alla prossima occasione. Arrivederci, ciao.